saluto dalla redazione di Teleradio Canicattì Notizie, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro nei confronti del noto costruttore e immobiliarista Francesco Paolo Alamia. È ritenuto uno dei prestanome del sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino. Vediamo i particolari nel servizio. È ritenuto uno dei prestanome del sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, presieduta da Giacomo Montalbano su proposta del procuratore aggiunto Bernardo Petraria e del sostituto procuratore Daniela Varone, d'intesa con il procuratore capo Francesco Lovoi, ha proceduto al sequestro di oltre 100 immobili e terreni, 3 imprese, 21 rapporti finanziari con disponibilità liquide pari a circa 900.000 euro e 5 autovetture per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro. L'attività scaturisce da una proposta di applicazione di misure di prevenzione.